Buongiorno a tutti e a tutte, io sono il dottor Max che oggi vi parla da Zanzibar. Sono qui al Caffè 27, il posto che gestisce il console onorario di Zanzibar, Stefano Todisco, dove praticamente sta diventando un posto di ritrovo per gli anni. Che ha un bar, un ristorante, un albergo, è presente qui da diversi anni e sarà il punto di ritrovo per coloro che vengono sia temporaneamente, magari talmente all'Italia, qui con me c'è Franco Lazzarini e noi si viene spesso, insomma, qui a mangiare, fa colazione, a mangiare, eccetera. Allora, oggi però parliamo di oro. E Carla stava pensando di comprare Bitcoin, no? Allora io, insomma, prendo lo spunto da questo suo commento per cominciare a parlare un po' delle nostre cose. Attendiamo anche Walter Mank, che si era collegato, immagino che la linea sia caduta. Allora, il discorso Bitcoin, Carla, deve essere visto sempre in un'ottica a 360 gradi. Effettivamente, non faccio tutta la storia, anche perché io non sono un super esperto di finanza, però ho letto qualche cosa. Bitcoin con la blockchain sarebbe un sistema per cui è completa, sembrerebbe, è stato studiato da un giapponese, sembra sia un giapponese l'inventore. Come un sistema completamente indipendente da tutto e da tutti, cioè che è una valuta digitale libera che non risente di tutti gli altri condizionamenti finanziari, economici, monetari, eccetera. Benissimo. Allora, se questo è vero, allora io mi chiedo com'è possibile, dovrebbe essere una moneta stabile, no? O perlomeno risentire delle turbolenze dei mercati in relazione alle turbolenze dei mercati. E invece è successa una cosa abbastanza strana, che questo Bitcoin ha cominciato a salire, a salire, a salire, a salire, è salito anche durante la pandemia, quando poi a un certo punto, lo scorso anno, è crollato e ha perso il 50%. Ora, attenti, dal punto di vista finanziario, da un lato è proprio questo il momento, no? In cui si può comprare un'azione o anche appunto un Bitcoin, perché è basso, no? Si dice come valutazione è bassa, però sta facendo un su e giù abbastanza strano. E io personalmente non ho, come dicono gli americani, comprato l'idea che queste monete digitali di così grande successo possano essere completamente indipendenti. Un po' di studio l'ho fatto, no? Ho scritto un libricino di 1042 pagine sul nuovo mondiale e cerco di vedere sempre le cose, diciamo, a 360 gradi e in maniera anche distaccata. Per arrivare al dunque, se uno, tante volte, ora anche i miei clienti mi chiamano per avere una consulenza più in generale, no? Finanziaria. Allora il punto è questo: se te parla e decidi di comprare un 5-10% del tuo patrimonio, no? In azioni, in Bitcoin, in huge fund, tutte queste cose qui. Fallo pure, cioè fatelo pure, un 5-10% non è niente, anzi, potrebbe essere una cosa logica in un modus operandi che è quello della diversificazione. Quindi si diversifica comprando oro, metalli preziosi, si diversifica comprando terreni, magari in questo momento a Zanzibar, che è la seconda opzione che io suggerisco, e magari si diversifica un pochino anche comprando Bitcoin. Benissimo, ecco, però tenendo presente che purtroppo il Bitcoin ha aperto. Il 50% l'ha andata a vedere, no?
nel corso degli ultimi, mi sembra l'ultimo anno, e c'ho, ora non sono davanti al computer, abbiate pazienza, non vi posso dare i dati precisi, però se volete se ne parla magari. Una settimana dovrebbe essere Max, non ti sentiamo. Sono ecco, mi risentite ritornato. Adesso? Mi risentite sì. Adesso? Sì, Walter, benissimo. Sto parlando del Bitcoin, no? Un attimo. Dicevo che il Bitcoin è stato sostanzialmente, a mio avviso, creato dal sistema stesso per creare un prodotto civetta, cioè per far vedere che si può investire anche in moneta digitale, non c'è niente di male, si fa comunque soldi, però come sempre non hanno fatto i conti, i colossi. Che se questo fosse valido, la moneta doveva essere sostanzialmente stabile nel corso di questo anno e invece ha perso più del 50% lo scorso anno. Ci si deve chiedere perché. Ecco, quindi se si tratta di investire un 5-10%, non ci sono particolari rischi, evidentemente, e va bene, no, cioè, si può decidere di investire il 5% in azioni ad alto rischio. Normale. In questo momento è molto più rischioso perché con la volatilità dei mercati finanziari si rischia ancora di più in vista del grande reset. Ecco Carla, ti ho detto proprio queste cosettine così, poi naturalmente fai te l'uso che vuoi, va bene? Allora, va bene, grazie. Prego. E in altre parole, non esistono prodotti o servizi, per quel poco che possa aver capito io, di grandissimo successo, perché Bitcoin si può sicuramente parlare di un grandissimo successo, diciamo così, finanziario, no? Però, questa nuova moneta finanziaria, che non fanno parte del sistema, che non sono proposti dagli stessi soggetti che in questo caso si occupano anche di finanza, lavorano a Wall Street, lavorano nelle banche, eccetera, eccetera, eccetera. Io sinceramente è un atteggiamento molto naif, si dice in America, no? Infantile, ingenuo, pensare una cosa di questo tipo. E ve lo dico anche come esperienza personale. Se non si è all'interno di certi circuiti, di certi ordini, diciamoli pure, te puoi avere tutto il talento che vuoi, te rimane, arrivi a un certo livello con grande fatica, poi rimani lì e devi già essere fortunato se rimani lì. Più là non ci vai perché non ti ci fanno andare. Allora, avete per caso domande? Oggi ovviamente si parla di oro, altrimenti io lascerei. Avete domande? Ecco, allora lascerei la parola a Walter, al quale ho chiesto di controllare un paio di siti e oggi, Walter, correggimi se sbaglio, possiamo probabilmente annunciare anche questa idea, no? Questa iniziativa, almeno non abbiamo avuto grande possibilità di parlarne, però insomma se ne parla adesso con tranquillità, non ci sono problemi. Prego Walter. Allora, i due siti, o meglio le due aziende concorrenti di Ovesta che abbiamo analizzato sono la Gold Avenue e la Gecko Gold, che è una holding. Queste due aziende di fatto offrono lo stesso tipo di servizio, cioè quello del piano di risparmio e quello dell'acquisto una tantum. Ci sono
differenze che possono variare. Ecco, la cosa che non ho potuto verificare, perché per verificarla bisogna entrare come clienti, è i prezzi che vengono applicati. Quindi rispetto al fixing di Londra, qual è lo spread in acquisto e in vendita. E altre spese legate alla gestione del deposito. Su GECO ho visto che c'è una spesa di custodia che è inferiore rispetto ad Ovesta, non di tantissimo, di uno 0,3 per cento, però comunque qualcuno diceva che ogni soldo risparmiato è un soldo guadagnato, e quindi anche queste sono cose importanti. Però, come dicevo, queste hanno la GECO è italiana, anche se è una multinazionale perché ha una holding all'estero, però di per sé è un'azienda che opera con la licenza della Banca d'Italia, quindi è diciamo registrata, e di conseguenza anche le operazioni che vengono fatte tramite un'azienda iscritta alla Banca d'Italia hanno il passaggio di comunicazione alla Banca d'Italia. Personalmente continuo a ritenere che la diversificazione sia il principio fondamentale quando si parla di investimenti, e la diversificazione fatta anche nello stesso settore che è quello dei metalli preziosi, ma fatta con l'estero e col deposito all'estero, mi sembra con i tempi che corrono un pochino più interessante. Se posso fare un accenno a un articolo che è uscito di recente sulla stampa specializzata a cura di un economista, di un giornalista economico, Attilio Barbieri, che riportava l'allarme di Banca Italia sul risparmio, perché 52 miliardi possono andare in fumo e si tratta delle obbligazioni strutturate. Max, dimmi se posso continuare su questo o se devo aggiungere qualcos'altro sulle possibilità di alternative, insomma. Max, non ti sento. Vabbè, allora questo, vado avanti su questo perché è una cosa interessante, anche perché molto spesso quando facciamo queste chiacchierate c'è chi chiede se vale la pena di andare in Svizzera a fare qualche investimento o averlo in Svizzera. Anche questo, Walter, è un... Walter, sì? Senti, ecco, se non spiega bene queste cose qui, perché te ci sei addentro, no? Ma mai noi non ci siamo tanto addentro, i termini tecnici non riusciamo a capire bene che cosa vuol dire. Spiegami bene questo punto qui della volatilità che dici. Sì, Cosa sì, sì, sì. si chiama? Ok. Vado, allora continuo con questo aspetto perché è collegato alle ultime cose delle quali abbiamo anche parlato, e cioè la Svizzera, il Credit Suisse, che è stato salvato da UBS, fra l'altro con un'irregolarità formale perché è andato a crearsi una specie di monopolio, ma al di là di questo, nonostante questo salvataggio di UBS, ci sono una serie di clienti di Credit Suisse che comunque pare rimarranno senza i loro soldi, ed erano proprio quelli legati alle obbligazioni. Le obbligazioni strutturate sono quelle che permettono di investire in settori diversi, legati a indici diversi. Praticamente è quella che io ho sempre chiamato la finanza creativa, dove all'interno dell'obbligazione vengono messi asset diversi. Per cui la teoria cos'è? Che quell'obbligazione offre al cliente, all'investitore, una diversificazione maggiore, ma nel concreto sono veramente poco trasparenti, nel mio modo di vedere. E tutte queste obbligazioni che erano collegate a titoli che avevano rendimenti maggiori, ma ovviamente con rischio maggiore, stanno dando
dei risultati, delle performance molto molto negative, e l'allarme di Banca Italia è addirittura che ha stimato che per quanto riguarda gli italiani, che gli investimenti degli italiani sia in Italia che in altre che all'estero a livello anche europeo, che hanno 52 miliardi investiti che possono andare in fumo. Quindi se questo allarme viene addirittura dalla Banca d'Italia, direi che quello che Max ci sta dicendo da tempo, e cioè che stiamo arrivando verso un grande reset e che la bolla che parte da Wall Street è vicina a scoppiare, al di là del fatto che siamo in ritardo rispetto ai cicli delle bolle speculative che scoppiano, ma siamo ai limiti, nel senso che è già passato il tempo in cui avrebbe dovuto scoppiare, quindi siamo veramente vicini. A questo punto anche questo analista economico, Silvio Barbieri, diceva per l'appunto che una delle cose, degli asset più importanti che è bene avere è proprio l'oro, perché è quello che dà una stabilità ai propri investimenti, e comunque la dà soprattutto rispetto alla volatilità dei mercati, come si sta realizzando adesso. Un'altra informazione relativa alla Svizzera: era considerato il paradiso fiscale, e in genere si associa la Svizzera al fatto, oltre della sicurezza dei propri soldi, ma anche lo si associa al fatto che ci sono ancora i conti anonimi e così via, quindi si può sfuggire al controllo totale al quale siamo di fatto sottoposti. L'informazione è proprio questa, che la Svizzera non sarà più un paradiso fiscale, perché si sta avviando ad uscire dalla blacklist fiscale nella quale era dentro dal 1999. Questo significa che stanno dando la collaborazione. Questo è rispetto al governo italiano, ed è proprio, mi pare, mercoledì prossimo sarà dovrebbe approvare in via definitiva l'uscita da questa blacklist nella quale aveva messo la Svizzera. Pronto? Sì? Sì, Walter, prego. Uh-huh. Vai. No, per cui anche questo aspetto di anonimato che si poteva ancora sperare di avere con la Svizzera non esiste più e non esisterà più. Ecco, questo è per quanto riguarda le diversificazioni. Come diceva Max, per quanto riguarda le criptovalute e il Bitcoin in particolare, forse la diversificazione col 10% è altina, nel senso che è vero che ha perso tanto, e quindi di solito quando una valuta, un asset perde tanto, vuol dire che ha una possibilità di recupero più ampia. È anche vero però che la volatilità del Bitcoin nell'ultimo anno è stata imprevedibile e scollegata da qualsiasi possibilità di prognosi, per cui se si vuole fare una scommessa la si può fare, ma personalmente io le scommesse non le farei arrivando al 10%, ma rimanendo forse sulla metà. Per il concetto di diversificazione ci sta, ma non esagerando nell'esposizione, perché il Bitcoin è effettivamente uno di quegli asset che da oggi a domani può ritrovarsi a zero, come ce ne sono stati tanti altri ultimamente di investimenti in varie altre criptovalute o progetti di criptovalute. Se ci sono domande...
Sono Walter, volentieri. ciao. Ciao. Pronto? Ciao. Ciao Val. Marco. Ciao Ascolta, Irene. ciao Massimo, ciao a tutti quanti. Volevo dirti, ma per via del Palladio, come pensi che si riprenderà? Che mi pare che non stia andando molto bene per il momento. No, in effetti il Palladio per il momento mi sta deludendo, ma le potenzialità di ricrescita, che sono principalmente legate ai motori delle automobili, all'utilizzo che vi è del Palladio nei motori delle automobili, ritengono alcuni esperti che il boom che c'è adesso nel campo delle auto elettriche, che ha in qualche modo penalizzato la crescita del prezzo o lo sviluppo del prezzo del palladio, che sia un fenomeno temporaneo, e nel giro di qualche mese, comunque ancora entro quest'anno, ci sarà un leggero ripensamento, anche perché saranno altre le fonti non inquinanti alle quali ci si andrà a rivolgere, per cui il motore termico continuerà ad avere di fatto un suo sviluppo. Questo è quanto prevedono gli esperti, e di conseguenza prevedono anche che ci sarà una ripresa del prezzo del palladio. Non c'è Sinceramente. il rischio che vada a zero stile Bitcoin. No, no, quello direi assolutamente no, ma ovviamente, pur essendo un metallo prezioso in quanto raro, ed è quello il concetto fondamentale, non arriverà, non potrebbe mai arrivare a zero come valore. Sicuramente minore è l'interesse, minore è l'apprezzamento, ma che l'interesse arrivi a zero lo escluderei assolutamente. Per cui, Allora, posso intervenire un attimo? Posso certo. intervenire un attimo? Grazie. Allora, intanto saluto, vabbè, Simone gli ho anche scritto, poi Stefano, come stai? Stefano Pavati? Pavassi? Buongiorno. Irene, la domanda è, quanto avevi investito in percentuale in Palladio? Te lo ricordi? Avevo investito praticamente beh, aspetta un attimo che faccio i conti. Un 20% è corretto, Walter? Aspetta. Direi di sì, non ho davanti a me il computer e sto notando una cosa, non so se vi sia capitato. Oggi ho avuto difficoltà, anche ieri a dire il vero, ad accedere al portale di Aovesta, e la cosa mi sembrava strana, e ho provato a fare un accesso non con Safari, perché ho un Mac, un computer dell'Apple, quindi l'accesso a internet ce l'ho con Safari. Ho provato a cambiare browser e sono andato con Firefox, e lì l'accesso è perfetto. Però in questo momento non ho il computer davanti, ma ricordo, se, Irene, che Un se non 10, ricordo male, avevi fatto. un 10%, sai? Mi sono sbagliata, non un 20, un 10%. Avevi fatto 70, 20, 10? Avevo fatto 80, 20, quindi un 10%. Cioè, nel Non senso, avevi fatto anche no, argento? 90-10, Ah, 90-10, 90 e 10, scusami, 90-10. ok. Allora, se posso intervenire, sì. Max, non ti sento più, eh? Max? Max, non ti si sente. Eccolo qua, è tornato, mi sa. Max, volevi intervenire? Max? Mi sentite? Adesso Pronto? sì. Sì,
se gli illuminati mi fanno parlare, sì. Mi sentite? Sì, adesso sì. Oh, mamma mia, scusatemi. Allora, dicevo, non ti devi assolutamente preoccupare. Non ti devi assolutamente preoccupare, Rene, perché come sei appena detto, un 10% di rischio va bene, che poi è un rischio comunque limitato, diciamo, insomma, è molto limitato, perché non, il prezzo mi sembrava, come diceva Walter, non scenderà mai a zero, piano piano si riprenderà. Ecco, l'unica considerazione è che io in passato avevo fatto notare che tra i tre i quattro metalli il palladio è quello che stava peggio, cioè che eventualmente doveva rinunciare magari a un metallo, bisognava rinunciare sul palladio, perché l'oro è l'oro e secondo me deve rappresentare almeno il 50% di quello che investite. L'argento, controllato la scorsa settimana, sta facendo molto bene anche in relazione all'intervista, non so se ve la ricordate, che fece il dottor Cole in relazione ai pannelli solari. E poi c'è il platino. Platino e palladio sono un pochino lì così tutti e due, però non ti devi assolutamente stare a preoccupare di queste cose. Dovete vedere sempre la pressione nei 2-3 anni sull'oro, anche se io l'ho ripetuto ormai almeno 5-6 volte e lo ripeto ancora ora in questo momento, quando si guardano i numeri non c'è stato nessuna azione, nessuna quota azionaria, nessuna azienda, nessun bitcoin, nessuna moneta digitale che possa essere nemmeno paragonata alla performance dell'oro, sia per esempio in una proiezione degli ultimi 20 anni dal 2000 al 2020, sia negli ultimi 5 anni, come ho spiegato nei dettagli anche negli interventi precedenti. Quindi come posso comunicarvi questa cosa? Dovete essere assolutamente tranquilli quando investite in oro e metalli preziosi, cosa che invece non dovete essere se avete ancora investito tanti soldi in percentuale al vostro patrimonio nel mercato azionario in genere. Ecco, quindi state molto attenti, massimo, io ci terrei, io non c'ho niente di azioni, sono sempre stato contrario, un 15% massimo di un asset. Il mio suggerimento è per coloro che hanno cash, quello di investire quindi in oro e metalli preziosi, comprateli dove volete, noi possiamo mettervi adesso in contatto con la Z Metalli, potete comprare anche oro sfuso per chi rimane in Italia, a un prezzo ottimo, e eventualmente terre qui a Zanzibar, è il migliore investimento che io vedo in questo momento in relazione a quello che vedo. Ecco, poi magari ci saranno anche altre realtà in altre zone, però è quello che approfitterei, siccome ho parlato di terre, a fare una breve sintesi della situazione riguardo al residence sul quale stiamo lavorando. Addirittura ci sono due terreni. Uno è, insomma, facciamo gli scongiuri, però uno è già acquistato da un amico e se tutto va bene iniziamo la costruzione del residence fra 2 settimane. Un altro è ancora da acquistare, però a mio avviso il valore del terreno c'è, il costo è accessibile, quindi tutti coloro che hanno magari 20, 30 mila dollari, euro a disposizione, che proprio non sanno quello che farne, perché in questo momento è difficile, no, capire dove investire, soprattutto quando si è già investito in oro, se mi contattano io do tutte le informazioni necessarie, e qui la procedura è abbastanza semplice, perché tutti questi terreni sono già stati vagliati da me, cioè ho già fatto il vaglio di tutti i documenti, accertamento con l'avvocato dei documenti, quindi quando poi io vi propongo un terreno, una proprietà, vuol dire che o c'è il title deed, che è il certificato di proprietà, o comunque il title deed si può prendere senza particolari problemi, c'è da stare attenti anche a questa cosa. Bene. Allora, ritornando al discorso, non posso entrare adesso, non voglio entrare nei dettagli di come saranno fatte queste unità, quando insomma le idee saranno più chiare, magari mettiamo tutto su un disegno eccetera, allora poi parliamo magari se qualcuno
alcune persone mi hanno già contattato per avere informazioni, sia per quello che riguarda l'affitto, sia per quello che riguarda l'acquisto di queste unità. In effetti si possono o affittare o acquistare, e non si trova niente in alternativa. Ecco perché lo faccio, perché il mercato offre case grandi che per noi, per la nostra tipologia di casa, non vanno bene, vanno praticamente o smembrate all'interno e rifatte a nuovo, oppure buttata giù tutta la casa. Purtroppo i musulmani qua vivono, sono gente povera, in situazioni che poi non posso presentare queste proprietà qui agli amici che mi vengono a trovare dall'Italia, perché sono impresentabili, e quindi è meglio comprare terre libere sulle quali poi costruire noi. Va bene? Allora, volevo tornare un attimo indietro, Walter, e volevo comunicare una cosa importante. Come persona che da tanti anni mi occupo di comunicazione, marketing, pubblicità, eccetera, io so bene che non posso soddisfare le esigenze di tutti i miei clienti con una veste e basta. Nonostante, voglio essere chiaro, io lavoro come consulente indipendente e per le ragioni del fondo fiduciario io sono estremamente convinto della sicurezza di Ovesta, e continuerò sicuramente a collaborare con Ovesta, però ho intenzione di aggiungere una o probabilmente due altre aziende che operano. Una l'abbiamo già fatta, abbiamo già inserito l'azienda Metalli per non usano, quindi in pratica si tratterebbe di trovarne un'altra oppure altre due che abbiano magari caratteristiche diverse, siano altrettanto affidabili come lo è Ovesta, e ora si tratta di vedere come ci mettiamo d'accordo col Walter, perché naturalmente ha un contratto con Ovesta e bisogna vedere come si può organizzare questa cosa qui. Però questo è un passo, Walter, lo sai, no? Per me è un passo essenziale, perché io voglio essere credibile, no, con i miei clienti. Io non posso presentarmi come consulente Ovesta e poi presentare solo Ovesta. È una cosa assurda. Io devo avere nel mio portafoglio almeno altre due o tre aziende che mi diano, che siano altrettanto credibili. E poi il cliente, come al solito, sceglierà. Noi cerchiamo di fare il nostro lavoro nella maniera più professionale possibile. L'unica cosa, e per questa ve la dico subito, che mentre Ovesta mi dà le garanzie che vi ho detto del fondo fiduciario, sul quale io posso parlare liberamente soltanto nei colloqui a tu per tu, non ne voglio parlare, non ne possiamo parlare troppo in diretta per un accordo che abbiamo fatto con Ovesta, che non vuole fare troppa pubblicità su questa cosa, benissimo, mi chiamate, io vi spiego tutti i vantaggi, che peraltro sono quelli scritti nell'integrazione 1, all'integrazione alla storia dell'oro, che poi ho pubblicato sul mio sito, a menteaperta.net, che è a disposizione gratuita per tutti. E a quel punto vi dico subito che mentre abbiamo una certa sicurezza sul discorso Ovesta, l'altra sicurezza sulle altre aziende è tutta da accertare, perché non tutti i cavò sono naturalmente strutturati come fondo fiduciario. Io credo che Ovesta, addirittura a livello mondiale, sia una cosa più unica che rara. Questa è una sensazione mia, Poi magari, chi lo sa, magari in Giappone, non so, Cina e America è già un discorso più delicato, ma è probabile che ci siano anche nella City di Londra, no? Delle altre strutture simili. Però noi conosciamo Ovesta e andiamo avanti per quella direzione lì. È sicuramente e rimarrà sempre l'azienda di riferimento numero uno. Ne dobbiamo ancora parlare con Walter di questo aspetto qui, e magari il prossimo sabato vi aggiorneremo sulla situazione. Va bene, Walter, se vuoi aggiungere senz'altro qualcosa, prego. No, il tuo ruolo di consulente indipendente lo svolgi al meglio, e quindi è giusto che sia così. Il mio ruolo è leggermente diverso, nel senso che io per Ovesta faccio proprio l'attività di assistenza alla clientela, quindi ho un legame diverso. Non dico monomandato, perché dal punto di vista promozionale non c'è questo vincolo.
vincolo, ma c'è un vincolo, chiamiamolo, di fedeltà nei confronti dell'azienda per la quale faccio l'assistenza oramai da anni e con soddisfazione reciproca. Per cui ovviamente questo non impedisce, anzi, al contrario, è opportuno fare le analisi anche di aziende che sono nello stesso settore, che offrono un servizio che è paragonabile, per cui se ci sono delle alternative, e le alternative possono essere anche valide, per quanto riguarda l'analisi io sono senz'altro a tua disposizione e di tutti coloro che ti seguono, assolutamente sì. Diciamo non in una fase promozionale magari, ma in una fase di analisi, ma molto molto volentieri, e questo fra l'altro è una certificazione del tuo modo di agire come indipendente, e quindi va benissimo, assolutamente sì, ma per sabato prossimo credo che riusciremo a dare qualche informazione in più comunque. Benissimo, grazie Walter. Grazie. Allora, ci sono delle domande? Papasti mia, hai nessuna domanda? Simone, ciao, come stai? Avete nessuna domanda? Bentornato. Ciao. No, per ora niente. Adesso volevo capire un attimo come funzionava tutto, come si muovevano le cose. Sono stato un po' fuori. Pertanto, niente, volevo sapere, vedere come procedeva la cosa, niente più, informazione. Buongiorno, sono Papaschi. Anch'io sono ascolto con interesse, io sono diciamo in attesa di fondi, e perché appunto volevo, mi interessa molto il discorso del terreno, delle case, così avevo parlato io stessa dei container, quindi sono molto, addirittura adesso. Sì, basti, però mi ascolta, mi senti? Sì. Ti sento. Mi senti? Ti sento. No, dunque, magari ecco, ne parliamo a quattro occhi, no? Capito? Ci sentiamo magari la settimana, ti spiego un pochino più nei dettagli l'idea, e man mano che poi andiamo avanti ci aggiorniamo, ecco. Però la cosa importante per te sarebbe venire, queste cose qui io ve le dico, però poi dovete venire qui e vederle, cioè io per carità, se mi date mandato come ha fatto Giacomo, mi muovo per conto vostro, non ci sono problemi, ma Giacomo è venuto una settimana qua, capito? No, ma lo so, infatti, no, solo che i biglietti hanno dei costi esorbitanti, se si guarda. Portare avanti una trattativa di compravendita così, senza vedere il terreno, senza vedere niente, ora la tecnologia ci aiuta molto, no? No, ma certamente non farei una cosa così a distanza. Un migliaio di dollari, di euro ci vuole per venire, siamo lontani, non è che... Ci vuole bisogno che destiniate un budget, abbiate un budget, che a mio avviso 3.000 dollari, 3.000, se siete soli, 2.000 dollari, sono più sufficienti, ma scherzate, pagate anche di meno, spendete anche meno. Però diciamo 2.000 euro per tra biglietto aereo, venire qua, spostamenti, eccetera, per venire qua e fare la ricerca. Ultimamente stanno venendo molti per ottenere la residenza, 2 settimane qua c'è Mariella, 3 giorni Mariella è riuscita nella residenza, siamo poi venuti 2 giorni a Zanzibar e poi è rientrata senza nessun tipo di problema. Addirittura, siccome sono un creativo, l'accenno, poi ne parlerò di più la prossima settimana, noi siamo in condizione adesso di garantire la residenza in 3 giorni, perché adesso abbiamo l'esperienza di sufficienza a chiunque, sia per coloro che hanno oltre 60 anni, sia per coloro che hanno meno dai 41 ai 60 anni. Ovviamente questo secondo scaglione è a prezzi diversi, perché c'è da lavorarci di più, però si può ottenere. Bene, ecco, quindi magari riaggiorniamoci un attimino anche in settimana quando vuoi, e in linea di massima sono delle unità che saranno a disposizione degli amici che vengono
ma anche non soltanto degli amici che vengono, anche magari di un americano, di un inglese che vuol venire qua e stare un mese, due mesi, e non vuole stare in un resort, non vuole stare qui, magari non interessa, vuole stare vicino a Stone Town. E quindi si tratta proprio di creare una, di trovare la soluzione a dei problemi esistenti, perché l'unica possibilità che lui ha è stare in albergo. E in albergo uno ci deve stare magari una settimana, due settimane, ci sta, ma poi costa troppo. E allora con quello che ti spendi in albergo in una settimana ci stai lì un mese, in queste unità, perché un'unità può costare dai 3 ai 400 dollari al massimo al mese, capite? E quindi avete la vostra cucina, cucinate le vostre cose, siete vicini. Tra l'altro gli amici italiani sono vicini, un terreno è vicino alla proprietà di Franco, per esempio, e l'altro è vicino alla proprietà di Stefano Tedesco, sponsor onorario, è una cosa anche abbastanza buffa. Ma ritorniamo al discorso oro, vi volevo dire una cosa importante, di cui è un po' che non parlo, in relazione alla valuta euro. La Banca Centrale Europea, quel poco che posso aver capito io di Nanza, non è che agisca sempre negli interessi dell'euro, che poi sarebbero i suoi tanti figli, no? Che produce, che stampa i soldi, ha degli atteggiamenti. Che sono strani, mentre si può discutere molto le iniziative e gli interventi che ha fatto la Federal Reserve sul dollaro nel corso degli ultimi anni, però hanno, diciamo, una logica, una loro logica. Quelli degli interventi della Banca Centrale. Max, ti abbiamo perso. Non si sente niente. Mi sentite adesso? Adesso sì. Dicevo che nel 90% dei casi manterranno ovviamente il dollaro a discapito dell'euro. Cosa vuol dire questo? Che se l'euro perde valore, e dopo voi l'oro lo pagate di più, perché avete meno potere di acquisto, e l'oro rimarrà comunque sempre in dollari. Ricordatevi quello che vi dico io, può succedere qualsiasi cosa nel mondo, l'oro quotato alla City di Londra rimarrà sempre, e c'è una ragione per questo, quello che vi dico, che è spiegato nella trilogia. E quindi comprate meno oro. Quindi state attenti, perché perdere anche qui un 5-10% di potere di acquisto non ci vuole niente. Basta che si scoppi una crisi vera, si sente il problema nell'Ucraina, ecco bello il fatto che l'euro ti può perdere il 20%. Quindi c'è un discorso che voi dovete considerare, doppio discorso, quello del valore in sé, che oggi è intorno ai 63.000 e qualcosa al chilo in dollari, e al potere di acquisto vostro dell'euro, perché sì, va bene considerare di comprare bene, e comprate comunque bene, anche se lo pagate 63 e mezzo, comprate sicuramente bene, ma dall'altro lato dovete considerare che il tempo gioca contro di voi, perché il trend, cioè quello che si pensa che succederà nel corso dei prossimi mesi e anni sull'euro, non è positivo. Quindi aspettate un anno, il valore magari del dollaro ha fatto poco, arriva a 65, 60, 67, per me supererà 70, però va bene, siamo tutti conservativi. Dall'altro lato l'euro ha perso il 15%, il 10%, ecco che voi perdete il 10% subito di acquisto. Quindi cioè, state attenti al valore del dollaro, ma allo stesso tempo non vedete il trend sull'euro. Quindi dovete ragionare, che se volete fare qualcosa dovete farlo, diciamo, da qui posso dire, fino alla fine dell'anno, sperando che non succeda niente
a settembre, ottobre, novembre, che saranno mesi molto molto delicati. Avete per caso domande? Allora, per dare la risposta a Simone, non la risposta a Simone, un commento, il mio suggerimento è il seguente: per coloro che vogliono, neofiti, diciamo così, per coloro che non ne sanno tanto di oro, perché non dovete considerare, io fino a 3-4 anni fa ero nella situazione esattamente, ero un neofita, non sapevo assolutamente niente, ora non è che so tutto, so qualche cosina. È quella di andare sul mio sito ammentaperta.net e cominciare a leggersi per bene il report che ho scritto, la storia dell'oro, la storia di un tradimento, digerire proprio le aspetti più importanti che io tratto in questi 4 capitoli, dopodiché cominciare a sentire i miei interventi, quelli che ho fatto precedentemente, che sono pubblicati sul mio canale di YouTube Massimo Michele Guerrieri, e quelli che poi faccio in questo momento d'ora in poi. Ecco, se uno segue questa impostazione e alla fine poi anche della lettura del report legge bene bene, studia bene bene le integrazioni, secondo me, se c'è una certa logica ed è interessato veramente a comprare oro, lo compra con Ovesa. Che è chiaro, è inutile che io compri oro per risparmiare il 30% in un'altra azienda che me lo mette in un cavò che non è sotto trust. Non è una cosa che non ha assolutamente senso. Io preferisco pagare di più, ma essere sicuro che il mio investimento è al sicuro. Quindi non solo assicurato, ma sotto trust. Questa dovrebbe essere una cosa logica. Io lascio libero tutti di leggere e poi andare a comprare oro. Poi no, non c'è assolutamente un vincolo di nessun ordine. Tipo, la consulenza, sia la mia che quella di Walter, è gratuita. Quello che vi chiedo è che, se avete dei dubbi, chiamate prima me, anche su queste cose appunto generali, in maniera tale che poi magari chiamate Walter, e a quel punto siete però già pronti per andare avanti, aprire il conto, mandare il bonifico, eccetera eccetera. Queste volte purtroppo alcuni chiamano altre, lo tengono al telefono un'ora, 2 ore. No, io sinceramente questa cosa qui non va bene. Il tempo è la cosa più importante che abbiamo. Dovete, per cortesia, consultare Walter quando avete già le idee chiare, no? Siete decisi, o perlomeno quasi decisi, avete soltanto delle informazioni tecniche, di poco conto, ma siete già sostanzialmente decisi di comprare oro. Ricordo che il minimo sarebbe di 25.000 euro e personalmente a Ovesta ogni tanto accetta anche 20. Beh, cosa ci avrei anche a dirvi, ma mi fermo un attimo qua per chiedere se le integrazioni le trovate, le integrazioni 1 e 2, dove parlo del fondo fiduciario, le trovate sul canale. Se non le trovate, mi scrivete o qui, mi scrivete mia email mmguerrieri@yahoo.com e ve le mando. Tutto questo servizio è gratuito, Questo servizio è gratuito. Non, io che sappia, io non ci sono consulenti che fanno tutto questo lavoro qui che si fa io con Walter in maniera completamente gratuita. Che sappia io, in Italia non c'è nessuno. Ci sono alcuni che hanno dei siti dove parlano della Tanzania senza mai esserci venuti. Dicono delle cose, non mi fate fare nome, è antipatico, che vengono qui, che l'azienda è qui, che fa questo e quest'altro, quando qui non ci sono mai venuti. Vabbè. Avete domande? Se non avete altre domande, io chiuderei qua oggi, che sono un pochino di fretta. Comunque abbiamo già fatto quasi un'ora, quindi. Mi sentite? Walter, sì, mi sì. Senti? Sì, perfettamente.
No, se stavi parlando adesso non si sente. Adesso ti sento di nuovo. Adesso sì. No, è soltanto una finta. Non ti si Vai a sente. tratti, vai a tratti. Ecco, forse adesso ti si risente? Max? No. No, ti sei ricollegato, ma non si sente niente. Mi sentite adesso? Adesso sì. Mi Sì, sentite adesso? si sente, si sente. Sì. Ci deve essere qualcosa che non va. Non so se tu senti Era un me. falso allarme a quanto pare. No, Oh, si era per un attimo, eccolo. collegato. Benissimo, grazie. Si era per un attimo collegata un'amica con la quale ho parlato. Niente, Sì, ci sentiamo, adesso sì. pronto, mi sentite? Sì. Pronto? Sì, Max. Mi sentite? Sì. Sì, Max, vai. Stefano, togli il microfono perché disturba. Perfetto. Mi sa che a questo punto, se ci sono tutti questi problemi, allora, forse si ricollega adesso, vediamo. Se no, per non sbagliare, visto che l'ora mi sa che è quasi conclusa, io saluto tutti quanti, auguro buon ponte di 1º maggio per chi fa qualcosa e anche per chi si riposa semplicemente. E ci risentiamo sabato prossimo. Anche da parte mia, buon fine settimana a tutti, buon ponte del 1º maggio e se Max c'è, vediamo un attimo. Ciao a tutti, grazie. Buon weekend. Grazie, ciao. Altrettanto a voi. Grazie, ciao. Ciao a tutti e buone feste, grazie. Ciao. Altrettanto, ciao. Mi sentite? Pronto?